Bene, l'innovazione nel mondo dell'edilizia e delle costruzioni oggi ha un nome. Si chiama BIM. BIM è l'acronimo di Building Information Modeling, ovvero un modello di informazione di un edificio. Le normative di moltissimi paesi ormai impongono l'uso del BIM e a breve anche l'Italia adotterà il BIM obbligatoriamente nella gestione delle opere pubbliche. E come si è operato fino ad oggi? Il progetto di un edificio, ad esempio, è realizzato con tavole grafiche che rappresentano le planimetrie, le piante, le sezioni, i prospetti, quindi stiamo vedendo alcuni. Sono tutti disegni bidimensionali, realizzati ultimamente col computer, ma in passato erano realizzati e fatti a mano, come in questo caso. Nel tempo sono cambiati gli strumenti, la tecnica di rappresentazione sostanzialmente è rimasta sempre la stessa per centinaia d'anni. Con il BIM invece adesso tutto cambia. Viene realizzato un vero e proprio modello virtuale dell'edificio. Il modello viene rappresentato in tre dimensioni, il cosiddetto 3D, ed è composto da oggetti che contengono tutte le informazioni che lo riguardano. Ad esempio, un muro ha la sua stratigrafia, come è fatto col mattone, con l'intonaco e così via. La finestra ha le caratteristiche del vetro, del telaio e così via. Con il BIM, al variare di una qualsiasi informazione, tutti i calcoli vengono automaticamente aggiornati. E così, ad esempio, se si modifica per esempio la dimensione di una finestra, automaticamente viene ricalcolato per esempio il consumo del gas per il riscaldamento. Quindi vedete, non disegniamo delle linee, ma sono degli oggetti che hanno sempre una rappresentazione tridimensionale. Questo è quello che stiamo realizzando. Il BIM però è anche progettazione integrata, quindi dallo stesso modello possono essere effettuati tutti i calcoli per le prestazioni energetiche, i calcoli strutturali, gli impianti elettrici, gli impianti di climatizzazione, i comodi metrici, le stime e così via. Tutto questo prima veniva fatto con modelli diversi e con tempi più lunghi e con problemi di integrazione ed errori. Un'altra funzionalità molto importante è il rendering in real time. Il BIM, integrato con il rendering in real time, ci permette di vedere il modello dell'edificio in maniera molto simile alla realtà. Possiamo vedere il nostro edificio senza averlo ancora costruito, grazie ad effetti realistici, materiali HD, alberi, oggetti, personaggi animati, eccetera. In real time è la tecnica che ci permette, ad esempio, di entrare nel nostro edificio virtuale, farci fare una passeggiata come se fossimo nel mondo re reale. Vediamolo insieme. Fuori, cioè, che cosa succede durante il giorno con le nostre finestre, con la luce? Questo ci permette di progettare meglio perché avremo migliori tentaggi, avremo per esempio una situazione, dovremo modificare qualche finestra, ma questo non solo di giorno, anche di notte. Quindi se io adesso vado all'alba, abbiamo acceso una sola luce e rifacciamo sempre il solito giro nel nostro living e abbiamo anche la situazione che vedremo la sera. Ancora, gli effetti, per rendere sempre più realistica la situazione, noi adesso cosa facciamo? Viene a piovere, c'è il vento che muove gli alberi, c'è la nebbia, accendiamo le luci del giardino e all'interno e di nuovo andiamo a fare un giro. Quindi vedete come può cambiare in un attimo tutta la situazione. E vorrei richiamare l'attenzione su un particolare, lo vediamo adesso ancora meglio. Guardate com'è bagnato questo parquet, ma se noi fermiamo la pioggia, l'effetto diventa asciutto. Se riattiviamo, si bagna di nuovo. Quindi addirittura i materiali cambiano per com'è la situazione, in questo caso se è bagnato o non è bagnato. Quindi il tutto tende a rendere il più possibile reale la nostra scena. Ma questo non è un semplice filmato, guardate, questa è la cosa importante, la grande novità. Cioè questo, vedete, io sto modificando in questo momento il modello dall'altra parte e contemporaneamente si modifica direttamente nel rendering in real time. Addirittura modifico questo infisso e immediatamente è stato modificato tutto quanto. Andiamo all'interno del nostro edificio, in quel living che abbiamo visto più volte. Come facciamo? Scopertiamo tutto, andiamo dentro, ci infiliamo e andiamo su quel divano.
Vogliamo posizionare degli altri oggetti, ne abbiamo tantissimi, ma abbiamo anche dei personaggi. Quindi che cosa facciamo? Prendiamo una ragazza e la accomodiamo su questo divano. La posizioniamo correttamente ed eccola qui. Possiamo aggiungerne altri. Diamole un'amica, eccola qui, e la mettiamo dall'altra parte. Intanto c'è chi fuori magari sta in piscina e quindi mettiamo una ragazza anche sulla sdraio lì in piscina. Adesso ci facciamo un giro con questi personaggi. Rivediamo il nostro living con altri oggetti. Abbiamo aggiunto di nascosta anche il fuoco. C'è un televisore acceso che sta trasmettendo delle immagini. Ci sono le due ragazze che parlano fra di loro animatamente. Così come c'è chi prende il sole all'esterno e ancora chi sta parlando al telefono. E questo cerca di rappresentare sempre di più la realtà. Quindi abbiamo visto il BIM con il rendering in real time integrato. H è stata la prima al mondo ad avere messo insieme le due tecnologie integrandole fra loro in un unico prodotto con caratteristiche e funzionalità uniche. Bene, tutto quello che avete visto è in un nostro prodotto, ovviamente è il frutto del nostro lavoro. Il nostro prodotto si chiama Edificius, è il primo e unico BIM italiano con certificazione internazionale IFC di Building Smart. Building Smart è un'organizzazione internazionale che certifica i software BIM a livello mondiale. Le aziende con un BIM certificato a livello mondiale sono pochissime, noi siamo fra queste, al fianco di multinazionali americane e tedesche. Ma noi ce la giochiamo, visto che è questione di intelligenza e non di forza. Ce la possiamo fare.